Ciao ragazzuole, eccoci di nuovo per un nuovo video. Sono qui per farvi vedere un sacco di cose che ho acquistato da prima di Natale. Noterete che io non ho più fatto haul perché il lavoro, come vi ho raccontato, mi prende tantissimo tempo e non ho più molto tempo per fare i video. Quindi mi si è accumulata un sacco di roba che ho comprato. Non sono acquistoni enormi, però qualche acquistino ve lo voglio far vedere. Sono andata da Kiko. E quindi voi sapete quanto possa essere vecchio come acquisto, ma ancora non l'ho mai toccata perché tutti i prodotti che vedrete io non li ho toccati per fare appunto il video haul. Ho preso della Kiko della Reckless Spirit. Vi ricordate quella palette che vi avevo detto a cui facevo tanto la corte? Beh, l'ho presa perché mi piaceva troppo. E la pagai 6,40 euro, non l'ho ancora aperta. Guardate, è intonsa, però finalmente adesso potrò iniziare ad usarla perché è meravigliosa. Cioè, io la adoro. Sono tutti colori matte e secondo me questa per il via in viaggio è favolosa. Gli ho fatto la corte, ho resistito per tanto, ma poi alla fine me la sono portata a casa. Ho comprato, perché ormai non si trovano più, questa Infinity, la 222, la cialdina, che è un rosa cipria, anche se qui sembra un bianco, eccola. Vi ricordate che nel giveaway ho messo in palio la palette vuota da 24 posti? Ce l'ho anche uguale, come vi ho fatto vedere nel video, e quindi ho cercato di prendere il più possibile per poterla completare. Poi, sempre per completare quella palette, ho preso il 238, l'Infinity Eyeshadow, che è questo, molto bello. Anzi, la vincitrice del giveaway non mi ha fatto più sapere se è arrivato il pacchetto. Le avevo mandato una mail e gli avevo detto: Anna Maria, mi fai sapere se è arrivato il pacchetto? Non ho più sentito nulla. Spero che sia arrivato quel pacchetto. Poi, sempre della Infinity, ho preso il 211. Guardate che bel marrone, ha qualche glitterino, ma niente di particolare. E poi ho preso la Everlasting Kajal Crayons Yeux, perché io adesso sto usando la matita nera della Pezvai, che ho trovato da OVS, però non so perché, ma mi fa lacrimare gli occhi. Pensavo fosse il mascara, invece andando per esclusione ho scoperto che è la matita nera della Pezvai, non so perché, ma probabilmente dipende da me. E quindi da Kiko mi sono presa il Kajal nero, eccolo qui. Perché ovviamente ne ho tanti di cajale e di matite nere, però vabbè, io sono una che o dimentica quello che ha perché sono una disordinata o non lo so. Ce le ho prese da pochi giorni, pochissimi giorni, ma non mi ricordo quanto le ho pagate. Vediamo, ah, ecco lo scontrino, le ho pagate 19,99, 19,99, e ho preso queste per quest'estate, vedete, basse, con la fascia. Eccola qui, la fascia qui nera, sono scamosciate, ha questo cinturino alla caviglia con questa fibbietta, sono comodissime e fresche. Per quest'estate avevo bisogno di un paio di sandali e quindi ho preso anche questi. E già. Sempre da Kiko, voi dovete sapere che per me questa è stata un'avventura, perché ero riuscita a trovare una perché avevo visto un video di Lucy Medici nella quale magnificava la Creamy Color, la matita labbra, la 303, e non la trovavo, non riuscivo a trovarla ovunque, in tutti i negozi non la trovavo. Online dalla Kiko non acquisto perché i prodotti li voglio vedere vis-à-vis. E alla fine sono riuscita a trovare la Creamy Color. Ne ho presa una, sono tornata a casa, poi durante un altro giro sono andata da Kiko en passant e ho visto che c'erano ancora le Creamy Color e ho notato che sull'espositore, oltre alla matita tester, ne erano rimaste tre. Che cosa ho fatto? Io ho fatto scorta, giuro, le ho prese tutte e tre. Io ho preso tutte le 303, eccole qua, vi giuro, queste sono tutte 303 che ho preso per evitare di rimanere senza, perché dopo il video di Lucy sono andata a swatcharla. Il tester c'era, ma non erano presenti in negozio. Poi ne ho trovata una e poi queste tre. Cioè, io sono innamorata di questa matita labbra. Ve la swatcho perché è favolosa. Eccola qui.
Cioè, è qualcosa di eccezionale. Io tutto ciò che ha un richiamo al mauve, lo trovo bello. Scusate il rossetto, ma oggi, cioè, sono tornata al lavoro. Lo trovo molto bello e molto affascinante e portabilissimo. E poi trovo che mi stia bene. E quindi, ovviamente, ho fatto scorta e ne ho prese tre. Quindi adesso ne ho quattro. Che devo fare? Cosa che ho comprato dopo essere stata operata e quindi non l'ho usata perché è nuova e ve la faccio vedere molto volentieri. Si è rovinata? No. E è questa che ho comprato sotto Natale ed è dell'Oreal. Il make up disegna il tuo style. Quindi c'è il mascara ciglia finte farfalla con la matita occhi nera. Voi sapete che io utilizzo solo matite nere e ho preso questa pochettina di gomma tutta lavorata di un rosa antico chiaro con all'interno mascara e matita. Questi sono alcuni degli acquistini e ci vediamo al prossimo video, sicuramente sarà un haul.